solo qualche ora fa abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulle semplificazioni e l'innovazione digitale. Nella settimana di confronto che c'è stata a Villa Panfili con le parti sociali, le associazioni di categoria, le autorità locali, i professionisti, i cittadini comuni, è stato corale l'appello a ridurre la burocrazia, a far correre il nostro Paese. Noi siamo stati sempre convinti di questa priorità e adesso l'abbiamo concretizzata con un decreto che finalmente semplifica, velocizza, digitalizza i procedimenti amministrativi, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti. Questa riforma è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno in questo momento ha bisogno. Siamo in un'emergenza ed è chiaro che questo decreto è la premessa necessaria per il rilancio del Paese, per renderlo finalmente più agile, più moderno, più competitivo. Oggi il rapporto tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione è un percorso ad ostacoli, una strada tortuosa, piena di buche, di deviazioni, in cui finiscono per impantanarsi anche i migliori progetti di sviluppo di un'impresa, ma anche del Paese, le migliori anche idee dei nostri giovani che magari vogliono avviare una start-up innovativa, in cui però si ritrovano impantanati anche gli stessi cantieri, le opere, anche strategiche. Ecco, noi vogliamo rimediare a tutto questo, lo facciamo con questo decreto perché offriamo una strada, un percorso a scorrimento veloce per tutte queste opere affinché si possa avere un rapporto leggero, diciamo a portata di click, per usare un termine moderno, tra persone, lo Stato e le sue articolazioni. Alziamo, per così dire, il limite di velocità dell'Italia che deve correre, ma al contempo rafforziamo anche i presidi di legalità, gli autovelox. Noi non vogliamo assolutamente offrire spazio agli appetiti criminali che alterano la concorrenza e ovviamente conseguono guadagni indebiti. Voglio ringraziare tutti i ministri per il grandissimo lavoro che abbiamo fatto insieme, anche le delegazioni delle forze di maggioranza che pure abbiamo incontrato per coinvolgere anche preventivamente i diretti rappresentanti del Parlamento e del popolo. Abbiamo lavorato anche, devo ringraziare tutti i nostri staff, gli uffici, per l'intenso lavoro che hanno svolto e per essere riusciti a raggiungere tutti insieme un obiettivo fondamentale dopo settimane di confronto, analisi e approfondimenti. E permettetemi di ringraziare in particolare la Ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, che oggi è collegata in video qui, è in video collegamento con noi, che ha dato un prezioso contributo per la definizione di questo provvedimento e quindi di questo percorso. Oggi si collega da Torino, immagino non distante da sé ci sarà il piccolo leone che è nato negli scorsi giorni. Questo provvedimento rappresenta anche la base per il nostro recovery plan, il nostro piano per la ripresa, per il rilancio, che contiene riforme e interventi sui quali poi andremo a chiedere finanziamenti all'Europa. E sapete che già questo pomeriggio partirò per un tour nelle varie capitali europee per cercare di elaborare la strategia finale in vista del prossimo Consiglio europeo. Concludo su questo punto annunciando che ieri in Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia Veloce che sono state individuate specificamente dal Ministero, dal MIT, Ministero per le Infrastrutture. A queste aggiungiamo anche le opere per Cortina, quelle di competenza di altri ministeri, sanità, dissesto idrogeologico, scuole, caserme, carceri, polizia. Andremo quindi a realizzare speditamente alcune di queste opere, un brevissimo elenco: alta velocità di rete Salerno-Reggio Calabria, alta velocità di rete Palermo-Catania-Messina che va in gara già quest'estate, alta velocità Pescara-Roma e Pescara-Bari, alta velocità ancora Genova-Ventimiglia, alta velocità Venezia-Trieste, la Gronda, la 106 Ionica, ampliamento della Salaria, fronte laziale anche marchigiano, ampliamento della Pontina, la Ragusana, commissariamento anello ferroviario di Roma, ponte sullo Scrivia in Liguria, stiamo parlando della 7, invece di manutenerlo lo demoliamo e lo ricostruiamo.
Ferrovia Ponte Molese, La Spezia Parma, potenziamento Agrigento Caltanissetta, alta velocità Brescia Verona. Commissarieremo 9 dighe sarde, perché la Sardegna ha bisogno di acqua. E ancora la diga di Pietrarossa, Enna, Catania e poi in Lombardia realizzeremo le varie opere, l'ho già detto, per le Olimpiadi. Ecco, questo un po' è un florilegio di tutti i cantieri che verranno velocizzati e su cui procederemo speditamente. Ma vediamo adesso il decreto in dettaglio, ci sono delle slide che ci accompagneranno. Avremo degli appalti più semplici, più veloci. Niente gara di appalto sotto i 150.000 euro. I lavori verranno affidati direttamente alle ditte, quindi ci sarà un affidamento diretto che adesso è fino a 40.000, verrà elevata la soglia a 150.000. Da oggi con questa norma le pubbliche amministrazioni saranno in grado di far partire da subito opere importanti per l'intera comunità di riferimento. Poi ancora, avremo una procedura senza bando di gara per lavori da 150.000 euro sino a 5 milioni di euro, una procedura negoziata senza bando. E ancora, sopra la soglia europea, che per i lavori pubblici sappiamo è di 5 milioni, la regola resta la gara, ma con abbreviazione dei termini, salvo che vi sia una specifica ragione collegata all'emergenza Covid-19, perché in questo caso non ci sarà evidentemente il tempo per una procedura ordinaria e si procederà con una negoziata, anche in questo caso, con inviti. Ovviamente prevediamo anche la possibilità di inviti e per quanto riguarda anche il criterio di rotazione delle ditte, con delle soglie poi articolate per il numero di invitati. Ancora, diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti, quindi non serve necessariamente nominare un commissario per procedere speditamente, però prevediamo che in situazioni complesse e in caso di complicazioni si potranno nominare commissari e sulla scia dell'esperienza già maturata. Abbiamo già ormai una certa esperienza, l'Expo Milano, da ultimo il Ponte di Genova, che è una brillante, diciamo, operazione che stiamo realizzando in pochissimo tempo. E anche su questo quindi interverremo dando un assetto unico alle norme sui commissari, mettendo ordine alle procedure di nomina e quanto alle competenze. La slide successiva contiene anche qui una piccola rivoluzione, riguarda i funzionari pubblici. Basta paura, conviene sbloccare. Oggi, con la nuova normativa, quando andrà in Gazzetta Ufficiale, ci saranno più rischi per il funzionario che tiene fermi i procedimenti e opere, non per quello che li sblocca. Sì, adesso cosa è successo? Siamo arrivati a una situazione perversa. Tra due funzionari pubblici, quello che fa carriera è quello che rimane inerte, che non firma, che non sblocca le opere. Quello che si assume delle responsabilità, paradossalmente, rischia di esporsi a un soverchio danno, a un soverchio pregiudizio. Ecco, noi dobbiamo fermare, ricacciare via la paura della firma. I funzionari pubblici devono essere messi in condizione di poter sbloccare lavori e opere. È per questo quindi che sino al 31 luglio 2021, perché questo è il termine temporale della maggior parte di queste riforme, le colleghiamo all'emergenza, salvo alcune ovviamente che rimarranno riforme di struttura, quindi per questo periodo sperimentale, la responsabilità davanti alla Corte dei Conti per danno erariale, per chi autorizza un'opera o un procedimento, sarà limitata al solo dolo, a un comportamento, cioè malevolo, intenzionale. Resterà la responsabilità per colpa, per le omissioni e quindi per le inerzie, per i ritardi. Questo è un incentivo a operare, ovviamente a operare correttamente. Andiamo quindi a colpire chi non fa, il funzionario pubblico che blocca o rallenta le procedure amministrative e non più il dirigente che si assume coscienziosamente la responsabilità di firmare per sbloccare un'opera. Sulla revisione dell'abuso di ufficio e della responsabilità erariale devo dire che c'è stata una larghissima convergenza, condivisione durante le giornate della consultazione nazionale Progettiamo il Rilancio. E quindi anche per quanto riguarda il reato di abuso d'ufficio,
interveniamo a modificarne, a circoscriverne la portata, non lo aboliamo affatto, però pretendiamo che ci sia una specifica violazione di regole, una violazione di specifiche regole di condotta perché possa scattare la fattispecie criminosa e non più semplicemente violazione di principi generali, principi o norme generali. Ancora, la slide successiva ci fa capire che d'ora in poi le opere, i cantieri non si bloccheranno. In materia di appalti si deciderà con una sentenza breve, quindi i procedimenti amministrativi si concluderanno di norma con una sentenza breve, non solo, la tutela sarà limitata di norma al solo risarcimento dei danni per tutti gli interventi urgenti da emergenza Covid-19. Le stazioni appaltanti avranno l'obbligo di procedere e stipulare contratti anche in presenza di contenzioso. Voi sapete che oggi spesso si bloccano, scatta un qualsiasi contenzioso e tutto si blocca. Al contrario, non succederà più. Ci sarà l'obbligo di stipulare, continuare il procedimento, stipulare anche il contratto in presenza di contenzioso, salvo che non vi sia un provvedimento del giudice che espressamente inibisca e quindi blocca la stazione appaltante. Avremo anche un collegio consultivo tecnico, sarà molto importante, soprattutto per le opere più importanti, quelle sopra soglia, perché questa presenza di questi tecnici, di questo collegio, consentirà di prevenire le liti in fase di attuazione e esecuzione delle opere e risolvere tutte le dispute tecniche sull'esecuzione tecnica che molto spesso rallenta le opere. Ancora, la slide successiva, richieste e autorizzazioni. Anche qui diamo uno stop alle attese infinite. Le pubbliche amministrazioni devono rispondere per tempo, entro i termini previsti. La pubblica amministrazione deve una sola volta esporre tutte le ragioni che giustificano, a suo dire, il non accoglimento delle richieste dei cittadini. Non può parlare per via di successive manifestazioni o per gradi. Le pubbliche amministrazioni che non rispondono in tempo non potranno più intervenire. Quindi tempi compressi poi per le autorizzazioni rilasciate dalle conferenze dei servizi. Le amministrazioni avranno 60 giorni di tempo per le risposte. E poi c'è una norma che è rivoluzionaria quando entrerà a pieno regime. D'ora in poi qualsiasi provvedimento normativo che attribuirà nuovi costi burocratici, nuovi oneri regolatori ai cittadini deve essere compensato dall'eliminazione di corrispondenti costi burocratici. Ancora, su questo fronte c'è un altro aspetto su cui ci siamo molto impegnati. D'ora in poi la pubblica amministrazione deve pubblicare sui rispettivi siti i tempi effettivi di durata delle pratiche e comparandoli, quindi sinotticamente, in modo che sia visibile a tutti con i tempi previsti per legge. Ciascun cittadino deve essere in condizione di sapere che il tempo è stato sforato o viene rispettato. Ancora, in materia di edilizia. In materia di edilizia sarà più semplice costruire e rigenerare. Avremo demolizioni, ricostruzioni più semplici, procedure più veloci, sempre nel rispetto, diciamo, dei principi di legalità e di legittimità, e non ci sarà maggior consumo di suolo. Avremo anche incentivi e riduzione del contributo da pagare al Comune per interventi di rigenerazione urbana, per esempio interventi su aree degradate, strutture da riqualificare. Avremo anche alcune norme che contengono facilitazioni per le ricostruzioni delle aree terremotate. E poi, attenzione, non sarà più necessaria l'autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali per strutture mobili, quelle amovibili, da collocare su vie e piazze, salvo che ovviamente queste strutture non siano in prossimità di siti archeologici o di beni di particolare valore storico-artistico. Ancora, la slide successiva ci introduce e dimostra come siamo stati molto attenti in questo provvedimento a evitare che la speditezza delle procedure potesse accompagnarsi a una maggiore permeabilità all'illegalità. Noi vogliamo ancora più legalità, vogliamo ancora più trasparenza.
Quindi saranno facilitati i protocolli di legalità presso gestiti dal Ministero dell'Interno contro gli appetiti criminali, avremo procedure urgenti per il rilascio della certificazione antimafia attraverso la consultazione di ulteriori 82 banche dati che si aggiungono alle banche dati attualmente consultate. Quindi in sostanza il controllo ai fini della certificazione antimafia sarà più celere, a portata di click, più pervasivo, e abbiamo rafforzato quindi i presidi di legalità, controlli preventivi e incroci tra le banche dati, in modo da prevenire ancora, in modo ancora più rigoroso, le infiltrazioni mafiose. E ancora, abbiamo un paese a portata di click. Mettiamo in comune le varie banche dati, si pretenderà da tutta la pubblica amministrazione che sia tutto digitalizzato con autocertificazioni che d'ora in poi si potranno ottenere con una semplice app. Noi abbiamo un sogno come governo, che persone con disabilità possano accedere alle zone a traffico limitato di tutte le città con un unico permesso. Ecco, abbiamo lavorato per realizzare questo sogno. Tra tutti gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ve ne do altri: stop alle file e agli sportelli, basta un'app sul cellulare per autocertificazioni, istanze, richieste, dichiarazioni agli uffici pubblici. I servizi della pubblica amministrazione saranno tutti accessibili tramite SPID, carta d'identità digitale, app sul cellulare. Stop al continuo quindi invio di documenti di identità agli uffici pubblici, bastano lo SPID e la carta d'identità digitali. Sarà tutto più semplice. Sembrerà un po' complicato all'inizio per chi non ha una dimestichezza con questi mezzi, ma una volta scelti, se qualcuno ha scaricato l'app Immuni, già l'ha verificato, dopo diventa tutto semplice. Avremo meno scartoffie, meno moduli richieste ai cittadini, e gli uffici pubblici lavoreranno in automatico, possedendo già i dati, li condivideranno. Avremo quindi un internet più veloce a portata di tutti, e in concomitanza stiamo lavorando, annunceremo tra breve, anche un grande progetto in materia di banda larga, perché è stato anche quello al centro delle riflessioni a Villa Panfili durante la consultazione nazionale. Un'ultima slide che riguarda le autorizzazioni ambientali e le bonifiche rapide. Noi non stiamo introducendo condoni, non vogliamo abusi, vogliamo semplicemente una valutazione di impatto ambientale sulle opere pubbliche più rapida, più semplice. Non è pensabile che l'Italia possa correre se per una via, ci sono alcuni casi storici clamorosi, sono corsi 10 anni per la pedemontana, molto spesso 4-5 anni, tutto questo è inaccettabile. Ecco allora che dobbiamo sbloccare anche gli interventi sulla rete idrica, bonifiche ambientali più semplici, rapide, fondi più veloci per quanto riguarda gli interventi sul dissesto idrogeologico, procedure più semplici e veloci per i progetti collegati alle fonti rinnovabili. Noi vogliamo la transizione energetica, è un pilastro della nostra azione di governo. Non possiamo permetterci di avere procedure farraginose che ostacolino ovviamente questo progetto politico. Avremo uno Stato amico delle imprese, aumentiamo l'importo dell'erogazione dei contributi alle imprese in un'unica soluzione, la nuova Sabatini, abbiamo semplificazioni anche nell'erogazione dei contributi del settore agricolo e avremo tante altre norme che scoprirete poi in questo decreto. Ho parlato tantissimo, adesso però vorrei che parlassero e si soffermassero sui dettagli le ministre. Inizierei dalla ministra Dadone. Fabiana, prego. Procedure ambientali.
ambientali e green, la banda larga e tutto il pacchetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione che si è reso tanto necessario e indispensabile soprattutto durante la fase della pandemia. L'ottica è quella di una pubblica amministrazione alleata di questa ripresa. Io non vorrei che la pubblica amministrazione venisse solo percepita come una pubblica amministrazione più semplice e più amica, ma una vera e propria alleata in questa fase di ripresa, che riesca a superare i propri limiti anche a livello procedurale per sostenere le aziende nella fase di sviluppo. E allora, rispetto alle procedure che lei in parte ha ricordato, amministrative, che vengono semplificate, per citarne alcune che sono fondamentali sul fronte proprio di questa pubblica amministrazione alleata, abbiamo quella della pubblicazione del dovere di misurazione dei tempi certi per l'erogazione delle pratiche da parte delle pubbliche amministrazioni. Molto spesso, anche quando abbiamo fatto le consultazioni partendo proprio dai cittadini e dalle imprese e chiedendogli quali fossero i problemi con la pubblica amministrazione, oltre al fatto di richiedere più volte documenti già in consesso, quindi il fatto che il principio del one solely non fosse effettivamente attuato, il punto dei tempi di erogazione delle pratiche resta un tempo tale. Quanto tempo ci mette una pubblica amministrazione a fornire una carta d'identità o a rilasciare per esempio una cassa integrazione o una pensione di invalidità? Ecco, noi poniamo il dovere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti, come giustamente ha ricordato, i tempi di erogazione delle pratiche da parametrare ai tempi di erogazione che sono stabiliti da legge, ma questo perché nell'ottica di dare uno stimolo alla pubblica amministrazione, quindi di far sì che i cittadini controllino in maniera da dare uno stimolo alla pubblica amministrazione per renderla migliore, più efficace e più efficiente sul fronte dell'erogazione proprio dei tempi delle pratiche, anche un po' per superare quelle che a volte sono idee preconcette sulle modalità e sui tempi di erogazione delle pratiche da parte delle pubbliche amministrazioni. Uno stop ai ritardi, lei bene prima l'ha ricordato, nei casi per esempio della SCIA, della segnalazione certificata all'inizio dei lavori, della conferenza dei servizi o anche per esempio del silenzio assenso tra amministrazioni, scattano dei termini oltre i quali la pubblica amministrazione non può intervenire, ma non c'è uno strumento che mette in sicurezza i cittadini sul fronte dei propri diritti, c'è un'incertezza. Ecco che su questo siamo intervenuti stabilendo che l'amministrazione, qualora intervenga dopo i termini, tutti gli altri che utilizzerà diventeranno inefficaci, ma questo perché? Proprio per dare una certezza e per porre la pubblica amministrazione e i cittadini sullo stesso piano, proprio per renderla alleata e per evitare che la pubblica amministrazione si arrocchi nella propria posizione difensiva e abbia più potere rispetto ai cittadini e imprese. Devono trovarsi sullo stesso piano e devono riuscire ad essere equiparati. Poi è chiaro che qualora l'atto fosse un atto illegittimo, vi sarà sempre la possibilità da parte della pubblica amministrazione di intervenire in autotutela. Ha ricordato anche le procedure più veloci in termini di infrastrutture e di opere che sono importanti per il Paese, con la possibilità di utilizzare una conferenza tra qui e il 31 dicembre 2021, una conferenza dei servizi semplificata, questo sempre per andare incontro alla necessità di sciogliere i lacci e i lacciuoli. E sul fronte della digitalizzazione, di cui sicuramente parlerà in maniera più approfondita la collega Paola Pisano, abbiamo fatto un bel lavoro già nel decreto rilancio, inserendo il principio dell'interconnessione delle banche dati. Qui le andiamo a dare più forza, proprio perché i cittadini e le imprese, se c'è una cosa che hanno fatto notare con un notevole grado di insistenza, è che la pubblica amministrazione non deve più chiedere dati e documenti che ha già in possesso. E allora questo è il momento per fare un lavoro importante di interconnessione delle banche dati, in maniera che sia onere dell'amministrazione andare a recepire i documenti che sono già in possesso di altre amministrazioni. Sempre sul fronte della digitalizzazione è importante il lavoro sulla banda larga, si è reso ancora più necessario durante la fase di emergenza e quando abbiamo utilizzato in maniera massiva il lavoro agile da remoto per le pubbliche amministrazioni. E ci si è resi conto che il lavoro sulla banda larga deve essere portato a termine e che per farlo sono necessarie delle semplificazioni burocratiche e amministrative per le autorizzazioni sugli scavi delle microtrici. Su questo, insieme al MISE, siamo andati ad intervenire con un pacchetto di norme ad hoc. Da ultimo, l'agenda per... Anche qui io credo che per semplificare non siano sufficienti le norme, serve un grande lavoro di sinergia, non solo quello
Qua abbiamo fatto questo dialogo tra tutti i ministeri, ma anche multilivello, con gli enti locali e con le regioni. Ecco perché entro il 30 settembre presenteremo l'agenda per la semplificazione 2020-23 con l'obiettivo di discutere insieme alle regioni e agli enti locali di quelle che sono le procedure che devono essere semplificate. Faremo una grande attività di ricognizione e andremo a semplificare tutte quelle procedure di autorizzazione che sono ripetitive e che non sono necessarie, che non devono diventare un blocco per la velocizzazione e l'espletazione delle pratiche. Questo sempre nell'idea di snellire il più possibile dei passaggi che a volte si sono accavallati e hanno reso difficile lo sviluppo. Ancora la modulistica standard, oggi è molto funzionale per quel che riguarda l'edilizia e l'artigianato, dovremo provare ad estenderla in altri settori proprio perché la chiarezza amministrativa, la semplicità del linguaggio amministrativo, la pubblica amministrazione possa riuscire ad essere veramente alleata di questo rilancio. Da ultimo, io credo che il risultato riusciremo a raggiungerlo veramente nel momento in cui le imprese vedranno i risultati concreti di questo decreto e riusciranno a far entrare nelle proprie vite, nelle proprie case, gli atti di semplificazione e in quel momento lì avremo raggiunto effettivamente l'obiettivo di sburocratizzazione. Grazie. Grazie, Ministra Dadone. Ministra De Micheli. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. È stato un lavoro complesso e anche per certi versi entusiasmante, anche se parliamo di regole che possono sembrare molto aride, ma il risultato del nostro lavoro servirà per rendere quest'Italia nel breve e medio termine meno diseguale. Rispetto, diciamo così, anche alla discussione che si è animata in questi mesi su tutta la questione legata agli appalti, ai cantieri, alle opere, alla strategicità delle opere, oggettivamente il decreto che abbiamo approvato questa notte ci consente di raggiungere sul fronte semplificatorio tre risultati importanti: il rafforzamento del codice degli appalti, soprattutto sulle questioni fondative del codice, la qualificazione, la trasparenza e la legalità, come prima diceva anche il Presidente, l'apertura di una finestra di deroghe per chi è pronto per davvero, cioè quelle amministrazioni, stazioni appaltanti virtuose che sono pronte a partire e quindi avranno questa possibilità nell'arco dei prossimi 12 mesi, e un nuovo modello di commissari che avranno poteri nuovi rispetto a tutte le precedenti norme che davano poteri ai commissari, perché come diceva prima il Presidente abbiamo imparato da tutte le esperienze precedenti, che sono varie, di varia natura, inserite in varie norme, e ogni aspetto positivo e ogni risultato positivo di quelle esperienze rientra in questo articolo 9 che determina i poteri dei commissari. Quindi anche rispetto al dibattito che si è aperto nel Paese e che abbiamo approfondito negli Stati Generali, mi sento di poter dire che siamo arrivati ad una sintesi che è rappresentata da Italia Veloce, che è il documento strategico per le infrastrutture del Paese, oltre 130 opere qui non sintetizzate, come potete vedere, mentre qui sono un pochettino più sintetizzate, che hanno un obiettivo fondamentale: ridurre le disuguaglianze tra nord e sud e tra est e ovest, che in questo paese passano dalle infrastrutture e arrivano alla vita delle persone, le infrastrutture come strumento di miglioramento della vita delle persone, e poi rendere più competitivo il sistema paese e quindi rendere più competitive le nostre imprese in Italia, in Europa e all'estero. Il piano prevede ovviamente per le deleghe del MIT strade, ferrovie, porti. Il Presidente prima ha illustrato e ha elencato alcune delle operazioni, delle infrastrutture strategiche. Questo è un patrimonio all'interno di opere, all'interno del quale verranno utilizzate le misure semplificatorie previste dal decreto semplificazioni. Quindi quelle opere potranno approfittare di queste semplificazioni, che siano semplificazioni legate ai poteri delle stazioni appaltanti oppure a quelle commissariali. Complessivamente sono 200 miliardi.
rispetto ai quali ovviamente non appena avremo la modalità di utilizzo dei recovery fund approfitteremo il più possibile di questa ovviamente opportunità di natura europea. Sul tema dei commissari, come vi dicevo, abbiamo individuato le ragioni tecniche per le quali si rendono necessari dei commissariamenti, in particolar modo legate a questioni progettuali. Il Presidente prima citava la vicenda delle dighe in Sardegna, dove ci sono importanti problemi progettuali e quindi abbiamo l'esigenza di specializzare la progettazione per consentire rapidamente l'avvio dei lavori. E poi laddove si sono stratificate nel tempo le famose opere di cui si parla da 15 anni che tante volte leggiamo o sentiamo anche nei talk show. Ecco, quelle opere molto spesso hanno problemi di natura giuridica e quindi quella fattispecie rientra, diciamo così, nelle categorie di quelle che per l'articolo 9 verranno commissariate. Abbiamo già predisposto un elenco nella seduta notturna del Consiglio dei Ministri che abbiamo condiviso, è un elenco che soprattutto ovviamente fa riferimento alle competenze del MIT, sarà integrato dalle competenze di altri ministri, penso per esempio al dissesto idrogeologico piuttosto che all'edilizia carceraria, e abbiamo anche approvato un elenco di 12 opere il cui proponente è il Ministero degli Interni che riguarda la sicurezza, ovvero un intervento su caserme su caserme che soprattutto nelle zone del centro-sud andranno a rappresentare presidi di sicurezza importanti e strategici per il nostro Paese. Vi dicevo che le aree di intervento commissariale sono sostanzialmente le infrastrutture stradali, quelle ferroviarie, quelle idrauliche, più alcuni commissariamenti che prevederemo su opere nei porti, perché Italia Veloce si caratterizza per un grande investimento portuale, considerata la portualità un elemento strategico del nostro Paese. Nei prossimi giorni non solo vi forniremo l'elenco di quanto è deciso sulle questioni commissariali nel Consiglio dei Ministri, ma anche regione per regione tutte le opere che sono previste in Italia Veloce, quindi nel piano strategico delle infrastrutture italiane, in modo tale che ogni territorio sia consapevole del fatto che le infrastrutture che insistono in quel territorio rientrano, diciamo così, nell'attenzione non solo finanziaria ma anche gestionale del governo. Grazie Ministra De Micheli. Adesso la Ministra Pisano, perché il pacchetto delle norme sull'innovazione digitale è molto significativo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Prima di iniziare l'illustrazione vorrei ringraziare i miei uffici, ringraziare i ministri che hanno collaborato con me a questo pacchetto e ringraziare anche le forze politiche di maggioranza per i contributi e gli stimoli che hanno dato all'elaborazione di questo impegno per il cambiamento. La digitalizzazione e l'innovazione viene riconosciuta come uno strumento di semplificazione e di crescita per il nostro Paese. Semplificazione della vita dei nostri cittadini, semplificazione e efficienza della pubblica amministrazione e aumento della competitività delle aziende del nostro Paese. Con queste norme abbiamo agito in coerenza con la politica digitale europea, perché la digitalizzazione non deve avere confini e il nostro Paese lavora in una strategia europea. Andiamo a vedere nel dettaglio le norme. Per quanto riguarda la semplificazione della vita dei cittadini, dal 28 febbraio tutti i cittadini potranno accedere a tutti i servizi digitali attraverso SPID, che è l'identità digitale, o la carta d'identità elettronica. Attraverso un'unica applicazione, l'applicazione IO, che i cittadini trovano già da oggi sui loro smartphone scaricandola dagli store, sarà possibile accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Nessuno resterà indietro, i servizi digitali devono dare opportunità ed essere inclusivi a tutti i nostri cittadini, per cui tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione e dei privati devono essere resi accessibili per tutti quei cittadini che hanno delle problematiche di disabilità. Il cittadino e la pubblica amministrazione potranno comunicare tra di loro scambiandosi informazioni o autocertificazioni sempre attraverso l'applicazione IO. Andiamo a vedere quali sono invece le semplificazioni per la pubblica amministrazione. Non solo digitalizzazione dei servizi, ma anche grande attenzione ai dati. I dati sono un bene comune, i dati della pubblica amministrazione, vanno messi in relazione tra di loro.
Perché? Per riuscire a capire i nuovi fenomeni che noi oggi vediamo all'interno dei nostri territori e che hanno una rilevanza a livello nazionale e internazionale, per creare delle politiche coerenti che si basano sui dati, ma anche per rendere più veloce l'erogazione dei servizi e più efficiente la pubblica amministrazione. Quindi il cittadino accederà attraverso SPID, la carta d'identità elettronica, ai servizi digitali, troverà tutti i servizi digitali all'interno del suo cellulare e grazie alle piattaforme di, si chiama interoperabilità dei dati, cioè che mettono in relazione i dati tra di loro, i suoi servizi saranno per la maggior parte completi e dovrà rilasciare solo una volta i dati alla pubblica amministrazione. Sempre per rendere la nostra pubblica amministrazione più efficiente, continuiamo la strategia che riguarda le infrastrutture cloud, le infrastrutture che gestiscono i dati all'interno del nostro paese. Abbiamo inserito una norma per razionalizzare le infrastrutture che gestiscono i data center all'interno del nostro paese. Noi oggi abbiamo 11.000 data center per 23.000 pubbliche amministrazioni. Questo significa un aumento dei costi, ma significa soprattutto che la pubblica amministrazione si deve dedicare a gestire i data center e non si deve dedicare alla sua principale attività, che è quella di dare un servizio efficiente ai nostri cittadini. Avere un cloud nazionale per gestire dei servizi strategici e dei dati strategici all'interno del nostro territorio significa preservare la sicurezza, preservare la privacy e aumentare le competenze del nostro paese. E un paese non è libero se non è un paese che gestisce queste tre variabili. L'amministrazione gestendo i dati e gestendo il cloud riuscirà a ottenere una cosa molto importante, che è abbassare i costi, aumentare la sicurezza e aumentare anche la rapidità nello sviluppare servizi digitali. Grazie anche al cloud i dipendenti potranno lavorare da remoto e tutte le procedure per lavorare da remoto saranno rese disponibili, ovviamente utilizzando questa infrastruttura tecnologica. Questa è una norma fortemente voluta dalla ministra Dadone, con la quale abbiamo collaborato. Io la ringrazio per aver dato la possibilità a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione di poter accedere a questa innovazione. Un ultimo punto è la competitività del nostro paese. La competitività del nostro paese riusciamo a ottenerla aumentando le competenze sul cloud e sui servizi cloud, ma anche con una norma che noi abbiamo voluto fin dall'inizio, che è la norma del diritto a innovare. Le aziende devono avere la possibilità di sperimentare in deroga le loro innovazioni all'interno del nostro territorio, senza che le innovazioni siano imbrigliate in norme che non permettono la sperimentazione, non permettono a noi della pubblica amministrazione di capire come le innovazioni tecnologiche possano essere utilizzate dai nostri cittadini all'interno del territorio. Non dobbiamo spaventarci dalla sperimentazione, la sperimentazione ha un tempo, deve essere gestita, deve farci capire come le innovazioni tecnologiche possono creare una vera competizione e possono creare un vantaggio competitivo al nostro paese. Quello che ci deve spaventare invece è non capire gli errori e spesso stratificare gli errori in norme fisse all'interno della pubblica amministrazione. Devo ringraziare il ministro Patuanelli per il diritto a innovare, perché è una norma che abbiamo sviluppato soprattutto grazie al suo aiuto e che darà la possibilità al nostro paese di essere un paese all'avanguardia nel testing e nella sperimentazione di innovazione di frontiera. Noi oggi siamo chiamati a dimostrare di essere all'altezza delle nostre responsabilità. Siamo chiamati a dimostrare tutti, il governo e tutti i soggetti che lavorano nella pubblica amministrazione, che siamo in grado di rispondere alle sfide della globalizzazione. Queste sfide sono delle sfide che devono far sì che il nostro paese non solo rimanga una realtà industriale all'avanguardia all'interno dell'Europa, ma migliori sempre di più per dare la possibilità alle nostre vite di essere delle vite migliori e anche alle vite dei nostri figli, delle generazioni future. Grazie.
Buongiorno Presidente, sarò telegrafica perché mi è stato detto che lei ha degli altri impegni e quindi ci siamo messi d'accordo con i colleghi, le dico, ci siamo divisi le domande. Io proprio perché lei ha detto che questo è un decreto per mettere sulla una strada a scorrimento veloce il Paese, io però non posso fare a meno di notare che questo decreto ha avuto una gestazione lunghissima e dolorosa e che soprattutto è stato approvato con la formula salvo intese, quindi non ha il testo del decreto, di fatto ancora non c'è. Quindi io vorrei sapere quando questo decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così che il Parlamento possa cominciare a lavorare con la fase di conversione. Poi volevo chiedere, c'è una grande, ultima, sempre legata a questo, c'è un grande problema di risorse, anche per questo i tempi, vorrei capire quando e se approverete lo scostamento di bilancio e di quanto tempo. Era velocissimo, lei ha parlato di una gestazione, posso acconsentire, sofferta, dolorosa, mi sembra esagerato francamente, insomma il dolore lasciamo per altre vicende. Qui abbiamo lavorato, l'ho detto anch'io, abbiamo dovuto approfondire, abbiamo dovuto fare analisi, verificare e lo vedrete poi con calma quando vi sarà, diciamo, lo potrete analizzare nella sua formulazione definitiva. Veramente interveniamo a tutto campo, su tutti i settori della pubblica amministrazione, su tutte le procedure, in alcuni settori poi in particolare in modo molto specifico. È una rivoluzione, io l'ho definita una rivoluzione senza concessione all'enfasi. Lo è perché una semplificazione così non è stata mai fatta oggettivamente. Ora, il fatto di aver dovuto far convergere 4 forze politiche di maggioranza, le sensibilità dei vari ministri su questo risultato, lei lo vede come un fatto e si sofferma sulla gestazione sofferta. Io vedo il risultato e il risultato è clamoroso e sicuramente la consapevolezza da parte di tutti del periodo che stiamo vivendo, di grande emergenza è stata la molla, quindi questo senso di responsabilità per consentire all'Italia di attraversare questo guado il più rapidamente possibile per un rilancio finalmente. Io ho sempre detto, noi non possiamo ripristinare la normalità. La normalità a noi non piace. La normalità significa per l'Italia correre sempre al di sotto, per quanto riguarda PIL, produttività, al di sotto della media europea. È quello che è stato sempre negli ultimi anni, negli ultimi lustri addirittura. Questo ce lo possiamo consentire. Qui dobbiamo fare uno scatto in avanti. Il risultato mi sembra molto buono e io ringrazio ancora una volta ministri e forze di maggioranza che hanno compreso il momento. Per quanto riguarda i tempi, lei ha parlato di un'intesa. L'intesa in realtà è un'intesa tecnica, perché noi sul piano politico abbiamo lavorato tanto e anche con le delegazioni parlamentari, come ho detto in premessa. Questo ci ha consentito ieri di poter dedicare a questo intervento rivoluzionario solo 4-5 ore. Adesso ovviamente, siccome sono state introdotte delle modifiche in diretta nel corso della discussione finale e della deliberazione finale, abbiamo bisogno di qualche giorno per affinare anche dal punto di vista tecnico e la compatibilità di questi nuovi interventi normativi, di queste modifiche, che non sono tante, ce ne sono alcune. Vedrà che in capo a qualche giorno ne andremo in Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda lo scostamento, sullo scostamento ci stiamo ragionando col MEF e gli altri ministri, ragionalmente lo dovremo fare anche questo prima di lasciare che gli italiani vadano in vacanza agostana, quindi adesso anche qui lasciateci un attimo il tempo, una cosa per volta, diciamo, fateci riprendere, siamo andati a dormire che erano le 5 inoltrate, abbiamo qualche ora di sonno, però state tranquilli che stiamo già lavorando adesso al prossimo obiettivo, scostamento, prossimo decreto e altre misure. Giovanni Lamberti di Agi, prego. Presidente, intanto un commento al calo record del PIL italiano. Il calo record del PIL italiano, è arrivato il dato questa mattina. E poi volevo chiederle se l'approvazione della madre di tutte le riforme, come lei l'ha definita, può essere un viatico anche riguardo agli altri dossier sul tavolo, da autostrade appunto all'ex Ilva, legge elettorale, scostamento di bilancio, lei appunto è anche una risposta a chi le chiede di correre concretezza e teme magari a settembre ci possano essere ripercussioni sul governo e sulla maggioranza. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il calo del PIL, purtroppo è un calo significativo,
L'avevamo previsto, tutte le previsioni, le stime degli istituti anche internazionali più accreditati lo configuravano. Il problema è che non dobbiamo lasciarci spaventare adesso dal calo del PIL, che è ampiamente previsto, salvo ovviamente qualche dettaglio, per quanto riguarda la cifra esatta. Il problema è la capacità del Paese di esprimere un colpo di reni, una terapia, di affrontare con terapia d'urto questo rilancio. È su questo che noi dobbiamo preoccuparci. Di qui questo decreto semplificazioni, io ho definito la premessa per affrontare un piano di rilancio al quale stiamo lavorando, e adesso tra scostamento e nuove misure, quelle immediate, più il piano di rilancio che presenteremo poi a settembre per l'Unione Europea, noi siamo concentrati su questo. È lì che dobbiamo preoccuparci se non riusciremo tutti in modo consapevole, come abbiamo fatto col decreto semplificazione, non riusciremo ad affrontare con coraggio, con responsabilità, con forza la ripresa. Ma noi, mi sembra che il lavoro anche di questa notte lo dimostri, questo coraggio, questa determinazione e questa responsabilità ce l'abbiamo. Per quanto riguarda se questo può essere un elemento anche per sbloccare altri dossier che sono bloccati da tempo, forse non ve ne siete accorti, all'Italia è stata sbloccata e troverete anche una norma all'Italia in questo decreto per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Abbiamo individuato il nuovo management, abbiamo già quindi individuato le figure autorevoli che stanno già lavorando con gli advisor, anch'essi già individuati, per elaborare un piano industriale che metta la nuova compagnia nelle condizioni di camminare con le proprie gambe. Questo governo non vuole essere il governo che interverrà nuovamente per finanziare la nuova compagnia. La nuova compagnia deve essere stare sul mercato, camminare con le proprie gambe. Ilva, non ve ne siete accorti, c'è un accordo di marzo che è stato già siglato, adesso c'è un'emergenza Covid, quindi come altre realtà industriali Ilva sta attraversando un problema rispetto alla tabella di marcia che hanno definito. Abbiamo individuato nel frattempo, lo ricordo, perché evidentemente qui sono distrazioni, abbiamo individuato il partner pubblico che interverrà e Invitalia, che per il coinvestimento con Imita, Invitalia sta negoziando per dare attuazione all'accordo. Ovviamente se ci sarà qualche ritardo con questa emergenza, per carità, ma il dossier Ilva sta andando avanti e sta andando avanti con obiettivo di rispettare il livello occupazionale, transizione energetica, quegli obiettivi quindi ambientalistici e occupazionali che ci siamo prefissi. Quello su cui assolutamente avete ragione è Autostrade per l'Italia, ASPI. Su questo avete ragione. È un dossier che non siamo ancora riusciti a sbloccare. Però attenzione, quando fate queste valutazioni, fatele tutte insieme. E cioè abbiamo qui una legge del 2008, sì. Del 2008, che ha blindato il concessionario ASPI, quindi che lo ha dotato, diciamo così, di uno strumento, una convenzione in cui in qualche modo non c'è una diretta corrispondenza tra pedaggi e investimenti che era chiamato a fare. Lo scrive la Corte dei Conti, non lo scrivo io. È la Corte dei Conti che parla di opacità economica e giuridica. Quindi non è che siamo arrivati in una situazione in cui abbiamo avviato questo procedimento. Adesso il governo però ha definito la sua posizione. C'è qui la ministra De Micheli, lo sa bene perché è la ministra competente, insieme al ministro Gualtieri, i due ministri direttamente competenti. Il governo ha definito le sue condizioni. Adesso ASPI ci deve far sapere se le accetta o no, altrimenti siamo in procedura di revoca. E quindi dobbiamo procedere. Adesso stiamo parlando di una società quotata, non sto dicendo nulla di nuovo, stiamo semplicemente dicendo che la procedura di revoca a un certo punto dovrà concludersi. Ci sono delle proposte di ASPI, l'ho dichiarato già pubblicamente, non sono accettabili per il governo. Andiamo con Manuela Perrone, Il Sole 24 Ore. Abbiamo ancora pochi minuti. Buongiorno Presidente, buongiorno Ministre. Io avevo una curiosità, mi leggo anche alle domande che sono state fatte in precedenza. È stata fatta una valutazione d'impatto del decreto semplificazioni? Mi spiego meglio, quanto prevedete si spenderà già quest'anno e quanto prevedete possa essere l'impatto sul PIL? E poi telegrafico, è vero che prevedete un nuovo progetto di fattibilità per il Ponte di Messina o comunque per le soluzioni di attraversamento dello stretto?
Guardi, le valutazioni di impatto sono state fatte doverosamente, non le annuncio perché io voglio portare fatti, questo governo vuole portare fatti e concretezza. Qui c'è molta concretezza, c'è uno sblocco delle opere, 130 opere strategiche, ci sono la possibilità veramente di procedere speditamente con norme derogatorie, abbreviazione dei tempi, con commissari. Non mi faccia fare una valutazione di impatto per quanto riguarda la spesa di investimenti, la faremo a saldo, mi sembra molto più serio farla a saldo. Per quanto riguarda lo stretto di Messina non c'è nessuna novità, questo governo si preoccupa delle infrastrutture a terra, poi se ci saranno problemi di collegamento li affronteremo a tempo debito. Grazie. Prima domanda, Enrica Agostini, Rai News 24, prego. Buongiorno Presidente, tutto questo arriva alla vigilia di un suo viaggio tra Spagna e Portogallo e probabilmente si dice anche di altri incontri europei. Volevo sapere se questo provvedimento è fondamentale da portare in Europa e soprattutto se nei suoi colloqui con i suoi omologhi di Spagna e Portogallo ci sarà il solito convitato di pietra MES, se spingerà con loro per l'utilizzo del MES. E poi l'ultima domanda, volevo sapere, visto che ci sono rumors sul suo possibile incontro con Davide Casaleggio, se questo è vero e di cosa potrete parlare, eventualmente elezioni regionali e alleanze con il PD. Per quanto riguarda allora questo viaggio, ma guardate, questo decreto semplificazioni non è fondamentale per l'Italia per stare in Europa, è fondamentale per l'Italia in sé stessa, punto. È fondamentale per noi, non in funzione del rapporto con gli altri, perché noi siamo i primi che abbiamo l'urgenza di correre, noi siamo i primi che vogliamo migliorare la capacità di spesa per investimenti. Se guardiamo la capacità che abbiamo espresso storicamente, è una capacità molto scarsa e questo evidentemente non riguarda, diciamocelo molto francamente, io non faccio polemiche col passato e cerco di evitarle anche con il presente, però evidentemente è qualcosa che va al di là della capacità del governo di turno che si è avvicendato in passato. Evidentemente è un sistema Italia che non riesce a esprimere una capacità di spesa, perché non possiamo pensare evidentemente che questa crescita al di sotto della media europea sia imputabile a singole persone, è il sistema nel suo complesso. Ecco perché crediamo che la risposta sia il decreto semplificazione e innovazione digitale, che affronta in modo radicale tanti gangli dell'apparato pubblico e cerca di velocizzare a tutti i livelli, dagli appalti ai procedimenti amministrativi, alle procedure via, ambientali e via discorrendo, transizione energetica, fonti rinnovabili, tutto a 360 gradi. Io mi aspetto molto da questo decreto e se volete sapere se sarà anche oggetto del nostro confronto, certo, mi vanterò di questo decreto, ci dovremo vantare, ci dobbiamo tutti vantare, tutta l'Italia deve vantarsi di questo decreto, ma ancor più dovremo vantarci dei risultati che confidiamo di conseguire attraverso anche questo decreto. Per quanto riguarda i colloqui che inizierò da questo pomeriggio col Antonio Costa e poi con Pedro Sanchez, con gli omologhi, inizia un tour nelle varie capitali europee, ho ricevuto vari inviti nelle scorse settimane, ne ho raccolto alcuni, quindi sarò anche a Berlino, poi sarò anche in Olanda e poi ci sarà anche un altro invito che non ufficializzo perché credo che ancora a livello diplomatico non è il momento di annunciarlo, ma è il frutto ovviamente del lavoro intenso diplomatico fatto in tutti questi mesi. C'è un lavoro comune con Costa, Sanchez, con la Merkel, anche con Rutte, ci siamo confrontati più spesso. Qui sarà un'occasione per preparare, anche per confrontarci in vista del prossimo Consiglio europeo che vogliamo risolutivo per quanto riguarda il negoziato sul quadro finanziario pluriennale e il programma sul Recovery Fund, quindi Next Generation EU. Parleremo di MES. Parleremo di tutti gli strumenti, sicuramente non è mio interesse sollecitare i miei colleghi a utilizzare il MES, quindi non è oggetto di conversazione da parte mia. Sicuramente potremo anche parlare di MES, ma non vado con questa intenzione.
Ah, su Casaleggio. Casaleggio credo che oggi sia a Roma e potremo vederci un attimo, sì, scambiare un po' qualche... sarà una conversazione, avrò con lui nel pomeriggio, se riesco. Adesso dobbiamo vedere, dipende anche dai tempi stretti, dei tempi stretti che abbiamo prima della partenza. Con Casaleggio? No, non interferisco sia a questo punto. L'altro giorno io ho risposto, guardi, a una specifica domanda. Mi è stato chiesto, ma lei cosa pensa per quanto riguarda le elezioni regionali? Ho detto una mia opinione, un mio pensiero e anche premesso. Non voglio, la mia abitudine, la mia intenzione è interferire nelle autonome decisioni dei singole forze politiche. Voi questa frase l'avete cancellata e avete evidenziato tutto il resto. Allora io la ripeto, così oggi siete costretti a rimarcarla. Detto questo, ho aggiunto e confermo, come Presidente del Consiglio che sta portando avanti un progetto politico, secondo me molto caratterizzato e connotato sul piano politico, noi stiamo facendo la digitalizzazione. Sta facendo un'Italia più verde, più digitale, più inclusiva. Secondo me questo è un progetto che non si realizza con delle forze politiche qualsiasi, intercambiabili. Questo assetto, secondo me, è utile per il Paese e io confido che tutte le forze politiche che in questo momento sono nostre compagne di viaggio possano, anche poi nelle occasioni territoriali, esprimere questo progetto politico, dare continuità a questo progetto politico. Fermo restando che sono consapevole che governo nazionale e governi territoriali sono mondi diversi. Frattanto permettetemi di terminare salutando la ministra Dadone che in braccio Leone. Non ci mostrare il volto di Leone perché tuteliamo i piccoli, Fabiana, però ti apprezziamo tantissimo perché questo tuo contributo all'incremento della natalità, voi sapete che in Italia soffriamo di bassa natalità, è un fantastico modo per concludere questa conferenza stampa. Assolutamente non ti scusare, siamo tutti con te. Grazie a tutti.